Ciao a tutti ragazzi e bentornati, ben ritrovati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi video con oggetto principale un po' di mercato, del mercato di gennaio. Prima di cominciare però ragazzi vi chiedo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside e quello mio personale di Instagram e il sito internet. Vi ricordo di andarlo a visitare perché è molto bello, è molto fornito di news. www.acmilaninside.com. Allora, ragazzi, le novità riguardanti il mercato di gennaio. Ci sono alcune sapute, alcune meno, però partiamo dall'ambito portieri perché c'è una piccola questione legata a Tatarusano, nel senso, allora ora è da vedere se questa operazione si farà a gennaio o più probabilmente a giugno. Però è molto probabile che Tatarusano visto che a fine sta per finire la sua carriera, vada a giocare gli ultimi paio d'anni in una qualche squadra e il Milan a quel punto dovrebbe prendere un secondo più affidabile di Mirante, che potrebbe essere Consigli del Sassuolo. Ripeto, più probabilmente verso giugno, però non mi meraviglierei se ciò accadesse a gennaio. Poi, per quanto riguarda l'ambito difesa, tutto è concentrato tutte le forze, tutti i pensieri sono concentrati sul sostituto di Kier. Allora, nelle ultime ore stanno salendo le quotazioni di Sven Botman, difensore classe 2000 dell'Lille, che sinceramente quando abbiamo affrontato l'anno scorso in Europa League mi aveva destato un'ottima impressione. Però se queste voci dovessero essere confermate, farò un video su di lui per analizzarlo e studiarlo meglio. Per me e per voi. A centrocampo, nonostante ci sarà la Coppa d'Africa che priverà il Milan di Kessié e Bennacer, anche di Balotelli veramente, impegnati nella competizione all'incirca una settimana. Nonostante questo, il Milan non dovrebbe intervenire a centrocampo, dove comunque rimarranno Tonali, Krunic e Bakayoko, che si gireranno un po', torneranno un po' per occupare i due posti utili nel 4-2-3-1. Da non lasciare completamente in disparte, però da tenere un po', diciamo, conservato in un angolino, l'opzione per cui possa essere anticipato l'arrivo di Adli, però la vedo difficile perché il Bordeaux comunque ha fatto tutto quello sconto per la promessa di averlo tutto l'anno in prestito. E secondo, perché Adli sarebbe stato preso anche se il rendimento di Messias non fosse stato buono, considerato che al momento, quando ha giocato, raramente ha fatto male, o comunque sia nel complesso non ha fatto male. Credo proprio che Adli arriverà a giugno. Per quanto riguarda invece la questione legata all'attacco, con il rientro di Giroud e di conseguenza collegato anche
al rientro di Rebic e Pellegri, che dovrebbe rientrare a gennaio 2022, con una sola competizione, perché questo è il perno fondamentale di tutto il mercato di gennaio: il fatto di essere rimasti solo nella corsa a scudetto, dove è chiaro che non puoi avere per quattro posti 200 giocatori. Ne hai due a sinistra, due al centro, due a destra, tre in avanti. Ora, considerata qualche eccezione, questo è vero, potrebbe arrivare qualcuno, però credo fortemente, ne sono convinto, che il pensiero, tutti i pensieri, tutte le forze siano mirate al sostituto di Kier, anche perché questo si lega a doppio filo conduttore alla questione Romagnoli. Perché è vero che Romagnoli sta dimostrando che vuole rimanere, tagliandosi l'ingaggio e tutto quello che volete, però c'è da dire una questione: il Milan comunque deve analizzare le prestazioni di Romagnoli, perché per quanto lui possa abbassarsi lo stipendio, ma se tu non mi garantisci un'affidabilità in campo, io non te lo rinnovo. Quindi anche in quest'ottica, nell'ottica del rinnovo di Romagnoli, si inserisce il fatto che comunque sia, a prescindere, il Milan debba prendere un difensore forte e sicuramente giovane. Lo doveva fare a giugno, probabilmente viene anticipato a gennaio, rimaniamo in attesa. Quindi dicevo, è tutto nell'ottica di essere rimasti solo in campionato. Ok, potrà andarsene Castiglico, però cambia relativamente poco, considerato che fino ad ora praticamente non è stato mai utilizzato. Due partite, forse non di più. Quindi nel reparto offensivo e quello di centrocampo il Milan dovrebbe rimanere così. Metto sempre il condizionale, perché purtroppo le vie del mercato sono come quelle del Signore, sono infinite, quindi dovrebbe rimanere così. In difesa arriverà un centrale, mentre in porta qualcosa potrebbe esserci l'avvicendamento Consigli Tatarusano. Questo è un po' per partire nell'ambito mercato di gennaio. Chiaramente, ora che diventerà attualità di tutti i giorni, saremo sempre sul pezzo, proveremo a fare due o tre video al giorno e ad aggiornarvi, sempre verificando le fonti e dicendovi la verità. Io ragazzi vi ringrazio, vi chiedo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, in descrizione tutti i link dei profili social di Milan Insider e il mio personale di Instagram e il sito internet www.acmilaninside.com. Quanto è bello il sito, bellissimo, notizie, foto, video. C'è di tutto, pre, post partita, notizie mercato, è bellissimo, fighissimo. Ma pure YouTube, pure i video di YouTube sono bellissimi. Invitate la gente a iscriversi, è bellissimo. Guarda, che tizio che sta qua. Ciao ragazzi, sempre Forza Mia, alla prossima.